In Ucraina le autorità militari svelano alla stampa quella che a loro dire è una delle più efficaci unità militari incaricate di abbattere i droni russi. Nel corso della guerra entrata nel secondo anno, le forze armate ucraine utilizzano squadre di reazione rapida a bordo di veicoli fuoristrada equipaggiati con mitragliatrici montate sul retro e missili a spalla pronti all'uso. Le squadre, composte da 4 persone, hanno tempi strettissimi, in genere solo 15 minuti di preavviso, per sapere che i droni si stanno dirigendo verso di loro. Intanto, durante una visita al quartier generale delle truppe di Mosca, il ministro della difesa russo, Shoigu, annuncia l'aumento della produzione di armi di alta precisione e delle forniture di munizioni alle forze russe in Ucraina. Il ministero ha diffuso un filmato di quelli che ha descritto come aerei da attacco al suolo che lanciano missili contro strutture ed equipaggiamenti delle forze armate ucraine.